Eccoci, ho aggiunto supine in serale, per adesso pochi materiali, eh? Comunque questo modulo, che sarebbe il terzo modulo, su fondamenti di programmazione object oriented. Faremo proprio solo i fondamenti, ok? In modo tale che servano per il prossimo anno. La prima unità didattica è sul concetto di classe. Supponiamo che ci sia una banca che vuole memorizzare i dati dei suoi clienti. Dei clienti vuole memorizzare il nome, il cognome, il codice fiscale e poi magari l'indirizzo. Indirizzo. E poi la data di nascita, tutte queste informazioni devono essere tenute insieme perché sono le informazioni relative a ogni cliente. E si pone quindi il problema che non è io posso memorizzare queste informazioni in diverse variabili, poi come le tengo insieme queste variabili? Cioè se io decido di avere il nome di un cliente, come la chiamo questa variabile? Nome 1? E poi dovrò avere il cognome 1? Cioè li tengo insieme così per sapere qual è il cognome del cliente che ha nome 1. Metto questi numerini così? È assurdo. Cioè è una cosa difficilissima da gestire, no? Con le variabili separate. Quindi l'unica soluzione è quella di poter definire dei nuovi tipi di dato. In effetti, tutti i linguaggi di programmazione, tutti, consentono ai programmatori di definire dei tipi di dati che non esistono nel linguaggio. Quindi si chiamano tipi strutturati. Perché strutturati? Perché, come vedete, normalmente non contengono solo un valore, ma contengono un insieme di informazioni. Ok? Quindi all'interno c'è una struttura un pochino più complessa. E poi sì, appunto, tipi strutturati definiti dall'utente. Questo utente, quando si parla di utente, ci si riferisce sempre al programmatore. Come si può definire in Java un tipo di dato come questo? E prima di tutto devo stabilire come chiamerò questo tipo di dato. Noi conosciamo i tipi di dati primitivi, quindi abbiamo già conoscenza dei tipi primitivi del linguaggio. I tipi primitivi sono appunto quelli predefiniti nel linguaggio. Esistono già, non è che li dobbiamo creare noi. Gli interi, i double e tutti i loro sottotipi, le stringhe, poi farò un discorso sulle stringhe particolare, i caratteri, i booleani. Questi esistono già, non li dobbiamo creare noi, li usiamo subito. Diverso è il discorso per cliente. Cliente non esiste. Il nome del mio tipo lo scelgo io e io decido di chiamare questo tipo di dato tipo cliente. Quindi per crearlo in Java dovrò scrivere public class cliente. E poi definire la sua struttura interna, cioè dichiarare le variabili che sono il nome, sarà una stringa il nome. Poi il cognome, anche il cognome è una stringa. Il codice fiscale è sempre una stringa. L'indirizzo che è sempre una stringa. Allora fatemi cambiare qualcosa, se no sembra che possano essere solo stringhe. Mettiamo invece della data di nascita l'età. Senza accenti, mi raccomando. L'età è un intero. Così si capisce che non è che dobbiamo usare solo stringhe. Possiamo usare qua dentro delle variabili che sono di un tipo qualsiasi.
Allora, qui c'è già da fare un'osservazione, cioè qualcuno mi potrebbe chiedere, ma come, che confusione? Ma allora, in quanti modi si può usare una classe? In quanti modi diversi posso usare una classe Java? Abbiamo visto che possiamo utilizzarla per scrivere un programma eseguibile. È un programma al cui interno c'è un metodo main. E normalmente il programma eseguibile che cosa fa? È, diciamo, la traduzione di un algoritmo. Inoltre, oltre a essere la traduzione di un algoritmo, è l'unico, diciamo, l'unica parte di codice che interagisce con l'utente. Poi abbiamo visto che si può utilizzare Java, cioè una classe Java, può essere una libreria, quindi libreria. Esempio, conto corrente, ne abbiamo fatte anche altre, eh? Se ricordo male c'era Point, abbiamo fatto Math Utility, eccetera, andatevele a rivedere. Ecco, in questo caso non abbiamo un programma eseguibile, non contiene il main e non è eseguibile, ma viene importata in programmi eseguibili. Ci sono solo dei metodi, i metodi sono quelle, sono delle funzioni, svolgono, hanno come ruolo quello di svolgere delle operazioni. E adesso invece stiamo vedendo la classe come tipo di dato. E sì, e questo è proprio quello che genera confusione negli studenti. Il fatto di poter utilizzare questo costrutto class per fare tantissime cose diverse. E in più, tipo di dato per definire che cosa? Delle entità del mondo reale, delle entità che sono astrazioni dal contesto che sto analizzando. Sto realizzando un'applicazione per una banca? Quante astrazioni devo fare? Beh, ci sarà l'astrazione cliente che rappresenta un nuovo tipo di dato. Poi c'è il conto corrente che rappresenta il tipo di dato. Poi, che ne so, ci saranno altre entità che in questo momento non mi vengono in mente, titoli, eccetera, eccetera. Che cosa cambia quindi? Che cosa, il cambiamento sostanziale è che bisogna andare ad analizzare quali sono i dati del problema. Quindi, se nel paradigma procedurale, nel paradigma imperativo, facciamo una certa analisi dei dati indubbiamente, ma ci concentriamo maggiormente sull'algoritmo, e se nel paradigma procedurale operiamo una scomposizione funzionale, cioè orientata alle funzioni, così andiamo a prendere il problema, lo scomponiamo in problemi più piccoli, questi problemi più piccoli diventano le nostre funzioni che poi vengono richiamate dal programma principale, eccetera, eccetera, eccetera. E l'algoritmo quindi a questo punto si trova all'interno di ciascuna funzione, no? Non è più un unico, c'è sempre l'algoritmo complessivo che è quello che regola il tutto, però diciamo che la problematica algoritmica si concentra su ogni funzione. E arriviamo invece al paradigma a oggetti, dove l'attenzione si concentra maggiormente sui dati, quindi abbiamo un approccio che si chiama scomposizione orientata ai dati. Quindi nel risolvere il problema la prima cosa che dobbiamo fare è domandarci quali sono i dati del problema e dobbiamo creare
un modello dei dati. Per risolvere il problema. Capite? È molto diverso e sono approcci molto diversi tra loro, utilizzando però lo stesso linguaggio, quindi gli stessi costrutti. Da qui che nasce la confusione. E non è nemmeno detto che se si usa l'approccio oggetti, quindi dove la scomposizione è orientata ai dati, non è detto che non si presentino comunque gli stessi problemi di dover andare a fare una scomposizione funzionale e anche di individuare gli algoritmi. Il modo in cui ci si approccia nella risoluzione dei problemi quando si adotta il paradigma procedurale non esclude il paradigma imperativo, assolutamente, eh? Ma il paradigma imperativo è incluso nel paradigma procedurale perché dobbiamo usare il paradigma imperativo quando dobbiamo scrivere i singoli metodi, le singole funzioni. E così quando utilizziamo il paradigma a oggetti, il paradigma a oggetti include sia l'approccio procedurale sia l'approccio imperativo. L'approccio imperativo sempre per andare a determinare qual è l'algoritmo per i vari metodi. E il paradigma procedurale, se vogliamo scrivere un'applicazione che invece di avere tutto il codice in un unico blocco, lo suddivide in metodi e quindi facilitandone quindi l'utilizzo e riutilizzo, eccetera, eccetera. Quindi non è che necessariamente uno esclude l'altro, capite? Possiamo utilizzarli tutti questi paradigmi. Quello che cambia è il modo in cui ci approcciamo alla risoluzione, ossia, quando risolviamo un problema col paradigma oggetti ci dobbiamo concentrare sui dati. Quando risolviamo un problema solo col paradigma procedurale ci concentriamo sulla scomposizione in funzioni, quindi in sottoprogrammi, sottoproblemi. Se abbiamo solo il paradigma operativo, ci abbiamo lavorato per un sacco di mesi, dobbiamo concentrarci sull'algoritmo. Però noi adesso ci collochiamo qua nell'area gialla dove necessariamente dobbiamo conoscere anche tutto il resto. Ecco perché spesso nei corsi dove si insegna a programmare oggetti le persone non capiscono nulla perché gli manca tutto quello che sta dentro. Non si può spiegare il paradigma oggetti se uno non conosce i mattoncini e l'ABC per arrivare al paradigma oggetti. Torniamo al nostro tipo di dato cliente. Allora, vi ho detto che questo tipo di dato cliente può essere rappresentato in Java in questo modo. Quindi adesso faccio una copia e vado sotto. Se voi prendete qualunque linguaggio di programmazione, per esempio anche un linguaggio non a oggetti, vi fornisce questa funzionalità. Per esempio nel linguaggio C si usano le strutture. Vi faccio vedere un esempio. Ok? Guardate, questo è un linguaggio diverso, ma il concetto è lo stesso. In linguaggio Java possiamo fare la stessa cosa scrivendo public class aperta la graffa, quindi invece di type def struct public class, poi invece di usare char cognome 30, questa è una stringa di lunghezza 30, invece noi andiamo, visto che Java lo consente, a usare proprio il tipo stringa, stringa cognome, string nome e int vot. Quindi linguaggi diversi, ma stesse caratteristiche. Adesso però devo aggiungere alcune cose, perché se la programmazione oggetti fosse questa, allora cosa, che differenza ci sarebbe con un linguaggio non oggetti come il linguaggio C? C non è oggetti. Allora, se il linguaggio C non ha oggetti mi permette di definire un nuovo tipo di dato e il linguaggio Java ha oggetti mi permette di definire un nuovo tipo di dato, che differenza c'è tra i due? E allora, quali sono le differenze? Cioè, quali sono le cose in più? Non basta scrivere public class, alun, eccetera. Bisogna specificare il livello di accesso. E cos'è il livello di accesso? È rappresentato da tre parole chiave.
che sono public, private, protected. Se invece non metto niente, il livello di accesso è friendly, amichevole, ed è sconsigliato. Beh, public è abbastanza chiaro. Tutti, allora quando dico tutti significa tutti dall'esterno possono accedere sia in lettura, quindi andando a vedere il valore che è la variabile, sia in scrittura, quindi andando proprio a modificare il valore della variabile. Private significa invece l'esatto opposto. Nessuno dall'esterno può accedere in lettura e scrittura. Protected, ne parliamo poi perché bisogna affrontare prima l'ereditarietà. Ha a che vedere con l'ereditarietà. Allora, perché bisogna specificare il livello di accesso per le variabili e quale livello di accesso è preferibile specificare? Nella programmazione oggetti ha alcuni concetti fondamentali. Tra questi concetti fondamentali c'è questo, il concetto fondamentale numero uno. Si chiama Information Hiding. Tradotto significa nascondere l'informazione. Ma voi quando usate il televisore in casa vostra, o la radio, o lo smartphone, non è che dovete conoscere com'è fatta all'interno, no? E non avete neanche bisogno di andare ad aprire il dispositivo per andare a fare qualunque tipo di operazione. L'unica persona autorizzata ad aprire il dispositivo è il tecnico che eventualmente deve fare delle riparazioni. Allora possiamo fare un po' un confronto proprio con i tipi di dati. Il tipo di dato è un po' come il televisore, un po' come la radio, un po' come lo smartphone. Nessuno deve usare questo tipo di dato andando all'interno, a lavorare al suo interno, vedere cosa c'è, quali sono i dati contenuti, eccetera. Solo il tecnico, cioè il programmatore che ha fatto quella, che ha definito quel tipo di dato, potrà andare dentro, lì dentro, a lavorarci. E come potete usare il televisore o lo smartphone, eccetera? Lo usate attraverso un'interfaccia, telecomando, oppure una tastiera, no? O uno schermo. E qua il concetto è lo stesso. Cioè, questo tipo di dato noi lo possiamo usare perché viene fornita per questo tipo di dato una interfaccia che ne permette l'utilizzo. Adesso non sappiamo ancora come è fatta questa interfaccia, ma questa interfaccia permette a chiunque di usare questo dato, se è previsto che possa essere utilizzato, senza dover per forza sapere com'è fatto all'interno. Questo vuol dire information hiding. Quindi, per mantenere la struttura di un dato nascosta, impenetrabile, bisogna mettere come specificatore del livello di accesso private, a meno che non sia diversamente richiesto e specificato. Quindi, sempre, se non diversamente specificato, i dati interni, quindi la struttura, e le variabili che costituiscono la struttura di un dato definito dal programmatore sono private, non accessibili né in lettura né in scrittura. Quindi andiamo a modificare il nostro cliente, che anche lui dovrà avere tutte le variabili private. Perché si fa questa cosa? Perché nell'ottica di far utilizzare il codice a più persone, a più gruppi di lavoro, perché l'obiettivo, ricordatevi sempre, è quello di scrivere meno codice e riutilizzarlo. Allora, se io voglio fare riutilizzare il codice, devo però essere anche sicura
che chi usa questo codice non faccia pasticci. E allora come faccio a impedire che qualcuno dall'esterno vada a mettere in età, che ne so, meno 10? Meno 10 è un valore accettabile, un intero. Il compilatore mica si lamenta, mica dice no, non va bene. E quindi se qualcuno assegna meno 10 a questa variabile va tutto bene, ma in realtà non va bene perché l'età non può essere negativa. Stessa cosa qui, possiamo mettere come voto 150? Beh sì, magari sì, in un sistema che prevede di arrivare fino a 150, però nella scuola per esempio no. Quindi ci deve essere un meccanismo per controllare ciò che viene fatto con queste variabili. Perché chi usa questo tipo di dato non è detto che conosca la logica interna del tipo di dato. Questo è il motivo per cui, se non è specificato diversamente, vale questa regola per cui la struttura interna di un tipo di dato, quindi le variabili che lo costituiscono, sono private. Poi vediamo anche un po' di terminologia. In Java, come si chiamano in Java, nei linguaggi oggetti, comunque lavoriamo con Java, quindi in Java, come si chiamano queste variabili? Un nome particolare. Si chiamano variabili di istanza. Oppure si possono chiamare anche in un altro modo, o attributi. Ancora, o proprietà. Ok, sono le proprietà del cliente. Allora, un cliente potrebbe avere queste proprietà in una banca. Poi in un'altra banca magari le proprietà del cliente possono cambiare, perché quella banca, oltre al codice fiscale, all'indirizzo, all'età, vuole anche il luogo di residenza, oppure nel caso in cui il cliente sia abbia una partita IVA, vuole anche la partita IVA. Quindi le variabili che sono definite all'interno di un tipo di dato, ovviamente le decide chi in quel momento analizza quella particolare situazione, quel particolare contesto. Quindi il tipo di dato è sempre un'astrazione di un'entità reale. Poi c'è un'altra cosa. Se andate a leggervi la teoria sulla programmazione oggetti, compare un altro termine, un altro concetto fondamentale, che spesso viene abbinato a information hiding, ma non è proprio la stessa cosa. Si chiama incapsulamento. L'incapsulamento ha a che fare con il fatto che, oltre a definire la struttura del dato, definiamo anche le operazioni che si possono compiere su quel dato. Quindi la sostanziale differenza tra il tipo di dato definito in un linguaggio non oggetti come questo e il tipo di dato definito in un linguaggio Java è che nel linguaggio C, ci fermiamo qui, in Java aggiungiamo tutte le operazioni. Questo che cosa implica? Che su questo particolare oggetto, su questo particolare tipo di dato, si potranno fare solo le operazioni definite nella classe, le altre non sono consentite. Quindi andiamo a definire le operazioni. Le operazioni come saranno realizzate? Con metodi. Le operazioni sul cliente sono quelle che coinvolgono queste variabili qua. Leggere tutti i dati per poi farcene qualcosa, insomma, metterli in fare una compilazione automatica, sapere, mandare una lettera all'indirizzo specificato, eccetera. Quindi dobbiamo poter leggere tutti i dati. Poi, quindi, sì, modificare alcuni dati, anche tutti eventualmente, perché modificare alcuni o anche tutti i dati. Perché dico modificare anche tutti i dati eventualmente? Allora, è ovvio che non ha senso andare a modificare
il nome e il cognome, perché uno non è che li cambia durante la propria vita, così anche il codice fiscale, mentre l'indirizzo può variare. E se l'impiegato si sbaglia a inserire il nome? Bisogna poter modificare i dati, perché appunto può essere, ci può essere un errore di digitazione. Per poter fare queste operazioni, in Java ci sono dei particolari metodi. Allora, per leggere i dati si utilizzano dei particolari metodi che si chiamano getter o metodi get. La parola chiave get può essere usata in tanti contesti, in tante situazioni. Però quando si parla di metodi get o, getter, ci si riferisce a metodi che restituiscono i valori delle variabili di istanza. E perché questo è necessario? Perché queste variabili sono private, quindi nessun programma può accedere al nome, al cognome, al codice fiscale, eccetera, di questo cliente. Quindi, come diceva prima qualcuno, non mi ricordo chi, se volessimo andare a compilare un modulo in automatico con questi dati, non lo potremmo fare, perché nessuno può leggere questi valori. Però il programmatore può decidere che è possibile andare a leggere questi valori, e allora cioè vuole consentire la lettura di questi valori, e lo può fare definendo questi metodi che si chiamano metodi get. Mentre per modificare alcuni o tutti i dati a scelta si utilizzano i setter, che non sono i cani, o metodi set. Hanno questo nome perché questi metodi iniziano sempre con la parola chiave get oppure con la parola chiave set seguita dal nome della variabile. Quindi, per esempio, in questo caso, se vogliamo definire i metodi get per tutte le nostre variabili, dovremmo avere get nome, get cognome, eccetera, eccetera, get code fiscale e così via. E per quanto riguarda i metodi set, avremo set nome, virgola, set cognome, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a vederlo in Eclipse. Andiamo a creare questo progetto e lo chiamo banca. Allora, sto definendo i tipi di dati, quindi creo un package dove vado a inserire tutti i miei tipi di dati e chiamo questo package sempre com.cinziabb, ma voi potete chiamarlo come volete. Pojo. Pojo vuol dire Plain Old Java Object. Qua dentro creo la classe cliente. Naturalmente il main non c'è e definisco tutte le varie variabili. Allora, definisco tutti i getter. Come sono fatti questi metodi getter? Come vi ho già detto, sono metodi il cui nome inizia con get, seguito dal nome della variabile che restituiscono. Questi metodi restituiscono sempre il valore della variabile. Sono dei metodi public, perché se vogliamo che possano essere utilizzati all'esterno, bisogna che li mettiamo public. Restituiscono qualcosa? Certo, restituiscono il valore della variabile. Quindi get nome, siccome il nome è una stringa, restituirà una stringa. Non ci sono parametri, tutti i metodi get non hanno parametri e hanno un'unica istruzione, che è, vediamo chi la indovina, è certo, return del nome. Allora vado a definire tutti questi metodi. E infine public int, perché l'età è un intero, get età, età. I metodi setter, anche questi sono fatti tutti nello stesso modo, sono però diversi dai metodi get, perché intanto sono sempre metodi public, poi non restituiscono mai nessun valore, quindi hanno sempre void come tipo restituito. Il nome inizia con set, seguito dal nome della variabile, e servono per modificare una variabile. Quindi all'interno il codice contenuto all'interno di questo metodo deve essere qualche cosa del tipo assegna a nome il nuovo valore,
giusto? Dobbiamo cambiare il valore del nome mettendogli dentro un nuovo valore. Ma dove lo prendiamo sto nuovo valore? Bravo, è un parametro. I parametri servono a questo. È un po' come se noi stessimo passando un dato di input che arriva dall'esterno. Non sappiamo da dove arriva, sappiamo che arriverà. Qualcuno lo specificherà questo nome, ma quella è una cosa esterna. Noi adesso in questa classe qua, dove lo prendiamo sto nome? Dobbiamo prenderlo da qualche parte. E ce l'abbiamo qua come parametro. Il nuovo nome è il parametro formale che viene passato dal chiamante. Il chiamante sarà l'applicazione che interagisce con l'utente, eccetera, eccetera, e passerà, quando chiamerà questo metodo, gli passerà il nuovo nome effettivo. Però adesso, mentre definiamo questo metodo, stiamo solo dicendo che qualcuno, all'atto della chiamata, specificherà questo nuovo nome e quando questo nuovo nome arriva, noi lo andiamo a mettere dentro a nome. Ecco, vi complico un po' la vita perché in realtà vi faccio utilizzare una convenzione che è quella che utilizzano un po' tutti i linguaggi oggetti, in particolare Java. Invece di usare tanti nomi diversi, si utilizza lo stesso nome del parametro, cioè al parametro, questo qui nuovo nome, si dà lo stesso nome della variabile, identico. Nome. L'unico problema adesso è che se io scrivo nome uguale a nome, lui non capisce più niente. Guardate i colori. Qua il nome è blu, qua il nome è questo rosso scuro. Che cosa succede? Succede che se io lascio questa scrittura, viene presa sempre la variabile, diciamo, al più vicina. Qual è la variabile più vicina? È questa, no? È il parametro perché questa è una variabile locale al metodo setNome. Quindi la variabile nome viene prima cercata tra le variabili locali di setNome. Se non la si trova, allora si va a vedere fuori. Qui mi fa un'assegnazione che non fa nulla. Vedete che me lo dice anche che l'assegnazione alla variabile nome non ha effetto perché assegna alla variabile nome se stessa. Come faccio a distinguere tra variabile di istanza nome e parametro nome, si usa una particolare parola chiave, this, che si chiama oggetto implicito. E adesso potete vedere che nome qui è in blu, compare in blu, perché fa riferimento a questa variabile. Per cui questa istruzione adesso assegna alla variabile di istanza nome il parametro nome e quindi cambia il suo valore. Abbiamo anche aggiunto questa parola chiave this, chiama oggetto implicito. Vi spiegherò meglio più avanti, dovete avere un po' di pazienza, perché non è che posso spiegarvi tutto insieme, se no mettetelo da parte. Un attimo, sapete che così poi vi spiegherò anche bene perché e che cosa è questo this. Sappiate solo che si fa così, quindi vado avanti a fare la stessa operazione per anche tutte le altre variabili. Attenzione perché età non è più una stringa ma è un intero. E qua andiamo a cambiare i nomi delle variabili. Ecco fatto. Cosa faccio con i tipi di dati normalmente? Dichiaro delle variabili di quel tipo. Quindi dichiaro una variabile di tipo cliente. E già, perché essendo un tipo di dato, posso dichiarare una variabile di quel tipo. Quindi adesso vado a scrivermi un programma e vado qua a creare un altro package e lo chiamo test. Qua dentro creo un programmino, lo chiamo test, il main, e qua dichiaro una variabile di tipo cliente. Si dichiara esattamente come si dichiarano le altre variabili, di tipo e il nome.
Allora, qui devo importare, vediamo, importare cliente dal package, ok. Però non basta, devo anche, prima di usare questo dato, creare una istanza, ecco che ritorna questo nome, variabili di istanza, ecco l'istanza, devo creare una istanza della classe cliente. E sapete questa istanza come viene anche chiamata? Oggetto. Quindi devo creare l'oggetto. Non basta dichiarare la variabile come faccio per gli interi, double, eccetera. Perché? Perché devo creare tutta la struttura che è complessa, non è semplice. Come si crea? Scrivendo un cliente uguale new cliente. Quando io utilizzo una variabile di tipo primitivo, basta dichiararla e poi posso utilizzarla perché le assegno un valore. Okay? Qui come posso fare? Perché se dichiaro una variabile di tipo cliente, okay, ho creato la variabile così come ho creato x. Ora, come faccio a assegnare un valore a un cliente? Cosa ci metto dentro? Visto che nel cliente c'è un nome, un cognome, un codice fiscale, un indirizzo, un'età. Devo creare la struttura del cliente. Utilizzando new si crea la struttura, cioè si crea questa roba qua in memoria. Questa roba con una specie, immaginate, un contenitore all'interno del quale vengono create la variabile nome, la variabile cognome, la variabile codice fiscale, indirizzo ed età. Allora, questo un cliente ha questa struttura. Il new mi serve per creare la struttura. Poi potrò andare ad assegnare i valori alle singole variabili, ma se prima non creo la struttura, non posso assegnare alcunché a questo cliente. Analogamente, se creo un secondo cliente, cliente X, quando vado a creare il cliente, si crea automaticamente la struttura così come l'ho definita io. Quindi di nuovo avrò un'altra istanza, quindi ho un primo cliente che si chiama un cliente, il quale ha in memoria associato questo box, questo contenitore con il suo nome, il suo cognome, il codice fiscale di indirizzo. Se creo un nuovo cliente che chiamo X, questo nuovo cliente avrà anche lui la sua area di memoria con dentro nome, cognome, codice fiscale, indirizzo. Adesso posso anche chiarire meglio perché queste non sono variabili globali ma di istanza. Perché ogni istanza, quindi ogni oggetto che creo con new, ha la sua memoria privata. Questa è un'area privata dove nessuno può accedere. E non sono variabili globali perché non sono condivise. Ok? Quindi l'utilizzo di new mi serve per creare la struttura in memoria. Con questa struttura creata io posso finalmente andare a fare le varie operazioni. Quindi voglio assegnare al cliente un nome? Bene, se quelle variabili interne fossero pubbliche, public, potrei scrivere, usare la notazione puntata, un cliente, punto, nome, uguale, che ne so, Giorgio. Però non posso farlo, perché la variabile nome, me lo dice anche il compilatore, the field cliente, punto nome, is not visible. Quindi la notazione puntata è corretta dal punto di vista sintattico. Accedo al cliente, poi vado nel suo campo nome, a metterci dentro qualcosa, solo che non posso farlo perché la variabile dichiarata private,
quindi dovrò usare uno dei metodi che ho definito prima. Come faccio a dare un nome al cliente? Uso set nome. Per cui, qua invece di scrivere un cliente.nome, scrivo .setNome e passo come parametro il nome. Voglio dargli un cognome? Scrivo un cliente.setCognome. E vado a passare, ovviamente adesso io sto scrivendo i valori direttamente, ma potrei anche chiedergli in input all'utente. Chiedo, mi dici qual è il cognome del cliente? Poi lo prendo e lo passo al metodo setCognome e così via. Vado qui ad aggiungere un metodo che si chiama toString, che mi permette di stampare l'oggetto. Adesso con questo metodo posso stampare l'oggetto. Cioè posso scrivere system.out.println e la prossima volta vi faccio vedere cosa succede se stampo l'oggetto senza avere questo metodo. Un cliente. Eseguo. Allora, vedete? L'oggetto creato ha la struttura interna che vi ho detto prima, ha il nome che gli ho assegnato io, il cognome che gli ho assegnato io, poi siccome io non ho specificato nient'altro, le altre variabili vengono inizializzate ai valori di default, le stringhe a null, gli interi a zero. Posso naturalmente andare a prendere, faccio anche vedere e finisco con questo, posso utilizzare il metodo get per andare a leggere il valore di una variabile, system.out.println e qua scrivo un cliente.getNome. Vedrete che mi comparirà il nome che ho potuto reperire tramite il metodo get.